Come anticipato con noi Alessandro Di Battista, torniamo, Movimento 5 Stelle, così ai grandi temi della politica, strettissima attualità di queste ore. Onorevole, innanzitutto buongiorno, grazie di essere con noi. Pronto? Forse, pochi secondi e lo raggiungiamo. Grazie a Erika Ristarco che sta mettendo a punto la comunicazione. Ci hai parlato tu con un attimo, eccoci qui. La salutavamo. Torno a voi. Chiamatemi deputato Alessandro, cortesemente. Deputato, grazie per l'invito. Ma per carità, Alessandro, come preferisci. Alessandro, come preferisci. Allora, da dove vogliamo partire? Beh, da Roma? Facciamo riforme. No, prima le riforme. Dai, in ordine di importanza. Dai, per il paese. Va bene. Siete usciti dall'aula ieri, non lei ovviamente fisicamente, ma il Movimento 5 Stelle con le opposizioni. Ci spiega perché? Ma in realtà, guardi, queste riforme costituzionali non servono minimamente al paese, servono esclusivamente per salvare dalla giustizia, per qualcuno dalla galera, alcuni nuovi senatori che poi verranno, diciamo, dai consigli regionali. Le faccio un esempio. Ieri, come sapete, c'è stato uno scandalo sanitario in Lombardia, è stato arrestato il vicepresidente della regione Lombardia, tra l'altro per delle mazzette sulla dialisi, che per me rubare sulle rotatorie è osceno, ma rubare sui malati è davvero da miserabili. Ecco, questo vicepresidente Mantovani, con la riforma Renzi-Verdini, l'hanno scritta assieme del Senato, sarebbe senatore e ieri non sarebbe potuto essere arrestato perché avrebbe avuto l'immunità. Guardate che questo è l'unico obiettivo. L'unico obiettivo è questo, il Senato non viene cancellato, non vengono abbattuti i costi perché la struttura rimane in piedi e soprattutto questa che il bicameralismo fa sì che ci voglia troppo tempo per approvare delle leggi, è una balla. La legge Fornero fu approvata in 20 giorni e oggi arriva al Senato una legge che si chiama Boccadutri, che è la sanatoria per i partiti per intascarsi il finanziamento pubblico, tutti tranne il Movimento 5 Stelle, senza produrre nessuna documentazione. Considerate che questa legge in prima lettura è arrivata alla Camera due settimane fa, quindi quando gli serve per dividersi i soldi nostri, in due settimane passa la legge. Quando devono colpire pensionati, in 20 giorni passa la legge Fornero. Quindi la scusa, la ratio che c'è dietro la riduzione dei tempi di lavoro dietro questa riforma del Senato è assolutamente falsa. Di Battista, sulle unioni civili invece come vi state ponendo, visto che invece in questo caso diciamo che il governo, insomma, vorrebbe votarla al più presto, lo diceva ieri anche. Bisogna sempre fare molta attenzione tra quando la legge, perché si dice la legge arriva in aula, occhio perché viene incardinata, ma non significa che si vota oggi. Alcuni giornali oggi pubblicano: oggi arriva la legge sulle unioni civili al Senato. Non è vero, verrà incardinata, ma poi verrà, diciamo, portata più in là. Perché? Perché oggi si deve votare appunto la legge sul finanziamento pubblico ai partiti. I diritti della casta contano più dei diritti delle persone. Il Movimento 5 Stelle, tramite tra l'altro una votazione dei nostri iscritti, ha preso una posizione chiara, che le unioni civili devono essere approvate. Ma vedrete che ci vorrà molto molto tempo. Per quanto riguarda l'adozione del figlio del compagno, sa perfettamente le posizioni distanti all'interno della maggioranza di governo, la posizione del Movimento. Ma in realtà il Movimento ha preso una posizione chiara attualmente rispetto appunto all'unione civile. Rispetto all'adozione ne stiamo ancora discutendo e attendiamo appunto che il provvedimento finale arrivi in aula per valutare che posizione finale prendere. Tanto in aula non arriva subito. A lei dice, quindi il problema c'è non tempo, si pone. Ma vi rivolgerete alla rete, alla base, quindi del Movimento 5 Stelle? Comunque. Guardi, il Movimento 5 Stelle chiaramente ha dei... Non è che ogni volta che votiamo in aula, come sapete bene, ci rivolgiamo, diciamo, ai nostri iscritti, perché abbiamo, come dire, una sorta di modus operandi, ovvero il Movimento 5 Stelle è nato con determinate tematiche, con una determinata stella polare sulla politica estera, sulla politica economica, e noi ci manteniamo all'interno di questo solco. Ogni qualvolta arriva una determinata legge, noi la valutiamo, e se questa legge per esempio va al di fuori di quel solco, chiediamo appunto giustamente la votazione ai iscritti, e così è stato sugli unioni civili. Dobbiamo valutare l'impatto appunto della legge, il testo finale, perché, come sapete, l'avete detto poc'anzi,
voi stessi è frutto in questo momento di compromessi tra il nuovo centrodestra e il Partito Democratico, si valuterà. Qualora ci fossero delle decisioni da prendere che vanno oltre il nostro mandato, inteso come portavoci, noi chiediamo sempre ai nostri iscritti. Deputato Di Battista, cosa ne pensa delle ultime, insomma, degli annunci recenti del presidente Renzi? Allora, non ultimo quello di ieri, proprio quello dell'innalzamento del contante da 1.000 a 3.000 euro, ma soprattutto le riduzioni delle tasse IRES, IMU, che ha, insomma, annunciato già nei giorni scorsi, che vuole portare in legge di stabilità. Allora, vediamo da dove partire. Il carico fiscale in Italia è assolutamente inaccettabile, è uno dei più alti del mondo, per cui quando uno sente che un Presidente del Consiglio vuole abbassare le tasse, dice però siamo d'accordo. Il discorso è sempre lo stesso, bisogna vedere da dove provengono i denari. I famosi 80 euro sono stati coperti dall'IMU agricola che fu messa dal governo Renzi, quindi Renzi ha aumentato le tasse per trovare una delle varie coperture per dare gli 80 euro, che tra l'altro quegli 80 euro non hanno rilanciato i consumi. Ora, noi siamo d'accordissimo appunto sull'abolizione del carico fiscale, tra l'altro la tassa sulla casa è una tassa iniqua, perché la casa, ma in tutte le dichiarazioni tra l'altro di diritti universali, è un diritto umano, una casa, un tetto, quindi applicare una tassa su qualcosa che ti spetta come essere umano è davvero qualcosa di ingiusto. Però bisogna sempre capire da dove provengono i soldi, perché noi stiamo assistendo adesso ad un taglio lineare, per esempio sulla sanità. Per me c'è un disegno da parte del governo, è quello di favorire la sanità privata, perché ci sono finanziatori dei partiti, diciamo, che provengono appunto dal settore della sanità privato, delle grandi multinazionali, delle case farmaceutiche. Se io, per ridurre una determinata tassa, che sarebbe giusto ridurla, devo aumentare in un certo senso le spese sanitarie, devo rendere difficili alcuni esami per dei malati, allora a me questo non mi sta bene. La cosa normale sarebbe, ci sono determinate spese inutili, alcuni investimenti inutili, noi spesso facciamo il caso appunto dei cacciambombardieri, degli F-35, ma una serie di spese di grandi opere davvero inutili, si può intervenire lì, si può intervenire sui soldi, sui denari appunto che vanno alla casta, per trovare appunto le coperture finanziarie per abbassare le tasse. Dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, la tassa più ingiusta, che oltretutto colpisce non l'utile ma la produzione, quindi colpisce addirittura quell'imprenditore che ha voglia di investire per assumere dei giovani, la tassa più ingiusta è l'IRAP, e il Movimento 5 Stelle da sempre fa una battaglia appunto per l'abolizione dell'IRAP. Mi sono dilungato, però bisogna far capire. No, sono temi complessi. Ci no, ma d'accordo o meno è una domanda, non solo con voi minimamente, però una domanda molto articolata, banale, la risposta. Ma ci mancherebbe, noi facciamo domande semplici e voi date risposte. Lo dico col sorriso, ma ci mancherebbe. Abbassare le tasse è fondamentale, ma se per abbassare le tasse devo alzarne delle altre, cioè devo far sì che un cittadino un esame lo paghi di più, oppure sia costretto ad andare a rivolgersi alla sanità privata quando prima un esame lo passava, diciamo, la sanità pubblica, allora non sto abbassando le tasse. Posizione chiarissima. Così come è chiarissima per voi, prima IRAP di IRES. Insomma, non è, l'ha detto in maniera esplicita. Giusy Legrenzi le chiedeva un parere sulla questione soglia del contante, 1.000-3.000. Le piace, non le piace? Sa che è scoppiato un dibattito incredibile. Sì, da un lato il dubbio è questo, è una proposta che deve, nel senso, stiamo sempre commentando degli annunci fino ad oggi. Dovrebbe andare in legge di stabilità, sapremo domani. Noi dobbiamo vedere questo. Certo. Io tendenzialmente evito di commentare gli annunci renziani, perché mi sembra spesso una perdita di tempo. Comunque, da un lato, ridurre, come dire, una sorta di libertà del cittadino di pagare è come appunto inserirsi nella vita privata, e parliamo anche del denaro. Contestualmente c'è da dire che quella misura è stata presa in precedenza per contrastare appunto la grande evasione fiscale. Quindi bisogna valutare bene se da 1.000 a 3.000 euro appunto si può contrastare una lotta all'evasione, che in Italia evidentemente va fatta, oppure banalmente consentire un diritto maggiore al cittadino di avere più elasticità. Io personalmente, comunque, c'è da dire che non ho mai avuto 3.000 euro nel portafoglio, quindi credo che comunque questa misura impatti molto molto poco sulla vita dei cittadini io italiani. Sì. E mi sembrano anche cosa mi sembrano sempre delle distrazioni. Cioè, in un momento in cui la terra dei fuochi continua a bruciare, a Taranto vicino all'Ilva si continua a morire, la stessa identica cosa avviene a
Brescia, il dibattito pubblico, ma che non fate voi, attenzione, cioè che lo impone spesso la Presidente del Consiglio, riguarda esclusivamente i diritti civili importanti, ma mai i diritti economici, mai i diritti economici. E poi si parla magari ora, appunto, 1.000 o 3.000 euro, ma tu sei più d'accordo con 3.000, con 1.000 o 2.000. Però nel frattempo, appunto, i cittadini in difficoltà continuano a vivere ancora di più in difficoltà, o magari l'Italia si prepara ad una guerra senza che il Parlamento sia avvisato. Giusi, ma stiamo parlando con il prossimo sindaco di Roma o no? Mi stavo chiedendo proprio la stessa cosa. Siamo pronti, Di Battista? Io vorrei dire una cosa che non ho mai detto, per primi a voi. Sì. E al di là delle enormi difficoltà chiaramente di amministrare Roma, e se il Movimento 5 Stelle l'amministrerà, sa perfettamente che noi prenderemo una città in macerie e quindi sarà un compito difficilissimo che vogliamo però assumere. C'è da dire che essere il sindaco di Roma oggi, durante il giubileo, è certamente è qualcosa davvero di molto molto prestigioso. Considerate che, non so, un capo di Stato straniero, Obama, viene a Roma durante il giubileo, incontra il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, ovviamente il Papa e il sindaco di Roma. Quindi è davvero un incarico di estremo prestigio. Parliamo ora del prestigio e non delle enormi difficoltà. Non pensate che sia un punto a favore del Movimento 5 Stelle che, nonostante appunto ci sia, dite voi poi, che io abbia delle possibilità concrete di diventare sindaco di Roma, noi rinunciamo, io nello specifico rinuncio a presentarmi, non perché sto dietro a un regolamento, noi non siamo scolaretti, ma perché nel momento in cui sono stato eletto in Parlamento è come se io avessi firmato un patto fiduciario di fiducia, una parola per noi importante, con i cittadini che stanno fuori dalle istituzioni, che i partiti chiamano elettori, per noi sono cittadini al di fuori delle istituzioni. Io questo patto non lo voglio rompere, oltre che non posso perché abbiamo dei principi che lo vietano, io non lo voglio rompere perché è il mio desiderio rispettare questo rapporto fiduciario con i cittadini. Non lo rispetterei se lasciassi il Parlamento per candidarmi a sindaco di Roma. E poi facciamo un'ipotesi, se io diventassi sindaco di Roma, poi dopo 2 anni amministro bene la città, divento un esempio di buona politica e tutto, poi siamo appunto nell'ipotesi, poi si apre la possibilità di presentarsi al Presidente del Consiglio. Che faccio? Lascio Di Maio. Il Campidoglio? Ma c'è Di Maio, che però, poi c'è a Napoli, no? Abbiamo... No, ma capisci, diventa sindaco a Napoli. Sì, esatto. Io per Luigi ho una passione particolare, oltre ad essere... Siete amici, la coppia di diamante, diciamo la verità. Ma perché negarlo? Lo vediamo dai messaggi. Sono investiture importanti quelle popolari, non stiamo scherzando. Credetemi, ci sono, per carità, no? Io e Luigi siamo orgogliosissimi di poter incarnare comunque dei valori importanti per il movimento, però credetemi, ma non è questa le frasi fatte, ci sono fior di deputati e colleghi magari meno conosciuti, ma sono loro che spesso ci danno quel materiale, scoprono gli scandali, riescono a leggere tra le righe dei decreti e scoprono lì la marchetta oppure la fregatura, e sono loro che fanno Battista, un lavoro davvero importante. Ma un nome per il sindaco di Roma non ce lo fa? No, assolutamente, verrà deciso nelle prossime settimane, però mi piacerebbe, dopo 4 sindaci piuttosto importanti dal punto di vista del nome, penso appunto Rutelli, Veltroni, Alemanno e Marino, comunque pezzi grossi, big, forse è tempo di affidare questa città ai cittadini, cioè sì, forse un nome meno altisonante, ma una squadra di governo con delle competenze, con dei carismi importanti, con dei curricula considerevoli e soprattutto con un programma, perché fondamentalmente a Roma purtroppo non si è mai votato un programma. Io vorrei chiedere a coloro che hanno votato Marino se, quando hanno votato Marino, l'hanno votato per un'idea che ha tirato fuori l'ex sindaco, oppure si votava per partito preso, perché in Italia si vota un po', si dice, no, per partito preso. Io sono di sinistra, quindi voto il PD, senza capire che ormai il PD di sinistra non ha nulla e non è il partito di Berlinguer ma di Berlusconi, oppure io voto a destra perché sono per la riforma liberale, per l'abbassamento delle tasse, scopri che i partiti di destra che hanno governato le tasse le hanno aumentate. Cioè, occorrerebbe votare e valutare un programma. Noi abbiamo delle proposte per Roma sulla mobilità alternativa, sulle ciclabili, sulla gestione alternativa della mondezza, sulla trasparenza del comune, sulla lotta agli sprechi, una serie di proposte che noi facciamo e vorremmo soltanto che fossero valutate le proposte. Poi una squadra di governo, non un nome, una squadra di governo deve portare avanti, perché poi un nome solo a Roma è complicato, ci deve essere una squadra di governo molto molto forte. Se ci pensate, i Salvatori della Patria sono arrivati, gli Alemanno, e attualmente Alemanno è indagato per corruzione in ambito di Mafia Capitale, e i Marino, Marino non è un delinquente, è una persona che ha mentito al popolo romano e questo è molto grave, è una persona piuttosto impreparata a fare il sindaco di Roma. Io non ho mai pensato che Marino fosse un delinquente.
Alessandro Di Battista, grazie per il suo intervento di questa mattina. Sappiamo che deve correre alla Camera, la lasciamo andare. Sì, grazie. Buon lavoro, a presto. Buona giornata, arrivederci.